Benvenuti amici di Tutto Android alla recensione di Acer Liquid Jade S, uno smartphone che fa del design e delle soluzioni stilistiche adottate il suo punto forte. Anche l'hardware alla fine non è male, scopriremo nella recensione come tutto questo si rifletterà nell'utilizzo quotidiano. Io vi ricordo che potete andare direttamente a pro e contro e conclusioni finali se avete poco tempo cliccando sulla nota che vedete qua in sovraimpressione oppure leggendo in descrizione. A me non resta che augurarvi una buona visione. Eccoci dunque in compagnia di questo Acer Liquid Jade S. Andiamo subito a vedere che cosa contiene la confezione. Intanto ringrazio l'ufficio stampa di Acer per avercelo mandato. Molto elegante la confezione. Qua abbiamo lo smartphone che prenderemo tra pochissimo. Nel secondo cassettino abbiamo il cavo auricolare USB, micro USB, e poi delle cuffie auricolari in-ear davvero di buona qualità e anche carine esteticamente, come possiamo vedere. Caricabatterie da parete con ingresso USB standard marchiato Acer 1.35 A, mentre sotto l'altro cassettino un po' della classica manualità. Leviamo un po' di carte e cartoni e accessoristica, riprendiamo in mano il nostro smartphone per parlarvi di dimensioni: 143x69x7.78 mm, 116 grammi, incredibilmente sottile e leggero e davvero carino anche esteticamente. Guardate il vetro che è curvo sui lati, elimina ogni tipo di spigolo dal design di questo Acer, davvero molto molto piacevole. Chiunque l'ha visto in questi giorni di test è rimasto affascinato dall'estetica e dalle soluzioni di design usate per questo smartphone. Ok, la costruzione, parliamo un po' di come è fatto. Qua capsula auricolare tonda, bello il design, camera frontale da 5 megapixel, abbiamo un piccolo LED di notifiche di stato qua in alto, forse lo vedremo durante la recensione. Niente tasti sotto, sono sul display lato sinistro, che trova lo slot per due nano SIM oppure per una nano SIM e una micro SD per espandere i 16 giga di memoria. Lato destro con il bilanciere del volume, sotto ingresso micro USB con primo microfono, sotto secondo microfono, jack da 3,5 per le cuffie, tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco. Dietro la camera principale, sporgente molto, da 13 megapixel con il flash LED e l'autofocus, cover posteriore in plastica vellutata molto bella al tatto e speaker per i suoni di sistema con la scritta DTS HD. Andremo a vedere poi che cosa significa. Vado ad avvicinare un po' la telecamera, vi parlo di batteria. L'amperaggio è 2300 mAh, è qua ed è, non è removibile. Andiamo ad accenderlo, vi parlo di ergonomia ottima, si tiene benissimo in mano, scomodo il tasto qua in alto per l'accensione e lo spegnimento, c'è un tasto software scomodo anch'esso sul display per eventualmente bloccare il display, però il telefono comunque si gestisce benissimo con una mano sola per essere un 5 pollici. Caratteristiche tecniche: processore nuovo MediaTek MT6752M 1.5 GHz octa-core con GPU ARM Mali T760, 2 GB di RAM all'interno, parte radio che vede 4 bande GSM, 3 bande UMTS, LTE a 150 megabit per secondo, il wifi VGN un filo sottotono la ricezione del wifi, invece il GPS con GLONASS è fulmineo, accelerometro, sensore di prossimità, sensore di luminosità qua sotto e bussola digitale. Già che si è acceso parliamo subito di display, come vi ho detto 5 pollici con risoluzione HD 1280x720 pixel, 294 ppi di densità, che però sembrano meno perché la griglia dei pixel si vede abbastanza facilmente, soprattutto in schermate con sfondo uniforme. Vediamo un po' come vengono riprodotte le foto con diverse dominanti, davvero molto belli i colori, ottimi gli angoli di visione. Questo display è un zero gap, sembra davvero di andare a toccare il touch, ottima anche questa soluzione tecnica usata da Acer, buono il bianco, la luminosità massima non è altissima, è appena sufficiente per la visione sotto il sole diretto, però i colori e l'angolo di visione sono davvero buoni. I neri sono da IPS, comunque di buon livello, purtroppo il vetro ti attiene molto molto le ditate, quindi se c'è
un trattamento oleofobico non funziona benissimo. Ma abbiamo visto già un po' come è fatta l'interfaccia di Acer, qua tante applicazioni preinstallate, poi si va direttamente ai widget, tutti quelli che richiedono comunque un account di Acer, un ottimo navigatore offline per quanto riguarda le mappe, powered by TomTom, backup e ripristino, dottore di sistema con una grafica davvero molto molto carina, vedete, sfrutta l'accelerometro, serve un po' per ottimizzare tutte le funzioni. Qua c'è la funzione per l'hotspot, interessante il multitasking con le app flottanti, ad esempio quella per prendere appunti, vedete, si può riposizionare e spostare dove vogliamo. Vi parlavo di quel tastino scomodo, comodo, qua alcune parti, alcuni diciamo scorciatoie come quella per spegnere il display, vedete già una gesture per riattivarlo, però poi questa cosa ce la troviamo in giro per tutto il display, sempre il primo piano, quindi abbastanza scomoda. La home si può personalizzare con tantissime modalità, possiamo anche cambiare l'effetto di transizione, possiamo anche andare a tenere premuto e a spostarci per muoverci, per fare l'effetto di transizione continuo, diciamo, volevo dire quello che permette di scorrere da una pagina all'altra senza arrivare a una fine, quindi transizioni infinite. Andiamo un po' a vedere un po' tutte le impostazioni, ottime quelle dual sim, io purtroppo non avevo due nano sim per questa prova, però possiamo impostare comunque la sim predefinita per le chiamate, per i messaggi, quale la connessione dati, queste le opzioni riguardo al 4G, sempre ottima la gestione dual sim dei MediaTek, fortunatamente rimasta anche su questo processore. Scorrendo con le impostazioni, equalizzazione DTS, si attivi nei video e nella musica, così così, poi parlerò di qualità audio, memoria disponibile 16 giga, possiamo impostare anche la micro SD come disco di scrittura predefinita e abbiamo ovviamente qua la possibilità della SD e non c'è l'USB on the go, l'ho provato ma non succede niente. Tocco rapido, quello che vi diceva, questi sono i gesti da fare a telefono spento per andare direttamente a sbloccare il display con una I, alla camera con una C, alle chiamate con una V, davvero utile queste poche gesture. Per quanto riguarda il resto del software, è comunque tutto personalizzato da Acer, ma si muove davvero molto molto bene. Qualche saltuario lag, ad esempio Gmail non è velocissimo, però sono cose che non danno fastidio nell'uso quotidiano. Solo tanta la RAM occupata, l'avete visto prima nel dottore di sistema, ma questo, finché non porta problemi, non mi sento di citarlo come un difetto. Parliamo ora di browser web, entriamo nel browser e andiamo sul nostro sito. Eccoci qua. Attiviamo la modalità desktop. Buona la velocità di caricamento. Possiamo già muoverci anche se il caricamento non è finito, guardate quanto è veloce lo scroll. Entriamo in una notizia a caso, aspettiamo il caricamento di Discus per parlarvi un po' di tastiera e di come si scrive nei campi di testo. C'è la swipe come tastiera preinstallata su questo smartphone, non mi ci sono trovato benissimo, ho dovuto mettere quella di Google che è già preinstallata di suo. Qua andiamo a scrivere con quella di Google. Vabbè, a parte un piccolo errore in fondo, vi dico che la velocità è comunque buona, non velocissima, però non abbiamo problemi a muoverci nei campi di testo. Andiamo anche sul sito del Corriere per provare un sito ancora più pesante, per mettere alla frusta questo processore e questo browser, ma come avrete già capito, la navigazione web è davvero ottima per un terminale di questa fascia. Con il doppio tap, non so se riuscirò a farlo qua sulla pagina del Corriere, ma c'è il e infatti non ce l'ho fatta mai. Dicevo, c'è il rimpaginamento del testo, proviamo a entrare qua dove c'è un po' più testo e a cliccare. Vedete, si rimpagina anche abbastanza velocemente, quindi browser web davvero promosso. Continuando a parlare di software, andiamo a vedere che cosa legge e che cosa non legge questo dispositivo. Entriamo nella galleria, andiamo nei nostri video di demo, legge tutto. Vi faccio partire il 1080p perché è rappresentativo anche di un sistema di interpolazione di immagine che fluidifica tantissimo l'immagine. Guardate quanto, adesso magari qua no che è statica, ma quando si muove, e tra poco arriveremo a un fiore che sboccia, guardate quanto è veloce l'animazione, quanti sono belli i contrasti e i colori.
Guardate. Bello, bello, bello. Davvero, sì, crea un minimo di effetto telenovelas come succede sulle televisioni moderne che hanno questo sistema di interpolazione di immagine, ma devo dire che davvero valorizza la visione dei filmati. E poi il fatto che lega tutto tranne l'audio a C3 è un ulteriore valore aggiunto per il software di questo Acer, promosso quindi anch'esso. Parliamo un po' di prestazioni fotografiche, andiamo ad aprire la fotocamera, tantissime le impostazioni, dal scatto vocale, qua tutte le impostazioni che possiamo settare. Qua c'è il pulsante per lo scatto predefinito, lo stabilizzatore video, ovviamente solo software. Qua tutte le altre impostazioni. Qua è il tasto, come vi dicevo, rapido per andare direttamente a un preset che sono davvero tantissimi. Normale HDR, scatto migliore, molto interessante, magica luminosa, poi ve ne parlerò. Otturatore, presentazione, il dual shot che usa le due fotocamere, per quello per fare i nostri scatti di cibo, tantissime le scene, alcuni effetti anche sulla parte video, vediamo la possibilità di registrare a rallentatore, mettere dei filtri, bilanciamento del bianco, eccetera, eccetera, eccetera. Molto curato il software. Purtroppo non c'è una modalità automatica che gestisce in automatico questi settaggi, bisogna andare un po' a smanettare, abbastanza veloce messa a fuoco e scatto, selfie, telecamera che si ruota automaticamente dicendo la parola selfie, che ovviamente non ha preso adesso quando ha sempre funzionato nei nostri giorni di test. Intanto vi saluto, la camera frontale non è male, adesso andiamo a vedere quali sono i risultati degli scatti. Qua ha ripreso ovviamente l'ultimo video, adesso devo andare indietro di una, vedete si nascondono anche i tasti di sistema per farvi vedere l'album fotografico, eccolo qui. Allora, di notte normale questo è il risultato ed è scarso. Se attiviamo la modalità soft, poca luce, questo illumina già un po' di più. Se attiviamo la modalità hard, i megapixel si riducono, ma guardate quanti dettagli riesce a pescare. Avete comunque tutte le foto sulla pagina di test, il link è qua sotto in descrizione. Flash abbastanza potente, qualità così così. Camera frontale, vi dicevo, abbastanza buona, tanto il rumore video nei secondi piani. Macro eccezionali, davvero molto molto belle. Fuori comincia a impastare un po' quando siamo a distanze notevoli e con poca luce anche qui il rumore c'è e si vede. Allora, tirando le somme, potete comunque vedervi tutto, la camera ha una qualità media ma comunque adeguata. I video, ottimo l'audio acquisito, video così così, diciamo medi anch'essi. Dopo la parte fotocamera vi parlo di parte gaming, andiamo a aprire il nostro Real Racing, intanto vi parlo di riscaldamento. Si scalda tanto questo octa-core qua sotto, quando andiamo a smanettare tanto si sente un calore abbastanza marcato e questo si riflette anche nel drenaggio della batteria, che diventa davvero eccessivo. Bellissima la sfumatura di schermo, vi parlo di audio intanto che lo sentiamo, purtroppo basso. Ottima la qualità data dall'equalizzazione DTS, ma rimane basso un po' in tutti gli ambiti, soprattutto in quello musicale, quindi non è un telefono che spacca i timpani. Ma andiamo a concentrarci sulle prestazioni di gioco, intanto vi faccio sentire anche l'audio di cui vi ho parlato. Tempi di caricamento tra l'altro non bassissimi, ma guardate le prestazioni. Insomma, gaming da top di gamma per questo Acer, almeno per quanto riguarda le prove che abbiamo fatto noi. Parliamo ora di altro che non vi ho accennato prima, nessun problema nella ricezione delle due SIM, ottima la qualità della chiamata, potente e di ottima qualità la capsula, anche dall'altra parte ci sentono benissimo. Il viva voce purtroppo prende lo stesso difetto del resto della multimedialità, cioè si sente piano, però dall'altra parte ci sentono abbastanza bene, uso in automobile
quindi così. Per quanto riguarda la durata della batteria, è un telefono che varia sensibilmente con il tipo di utilizzo. Se lo usiamo per uso normale, chiamate, SMS, senza stressarlo tantissimo, arriviamo comunque a fine giornata, non senza qualche difficoltà, ma se cominciamo a stressarlo, lui si scalderà e abbasserà tantissimo l'autonomia. Però in stand-by funziona, consuma davvero molto molto poco. E per quanto riguarda lo stress, intendo anche la fotocamera nella quale entro, che fa a scaldare tantissimo il retro. Adesso voi non lo potete sentire, ma qua si è scaldato molto durante la nostra prova. Questo, quindi, l'utilizzo quotidiano di questo Acer Liquid Jade S. Adesso vi lascio pro e contro e conclusioni finali. Cosa ci è piaciuto dunque di questo Acer Liquid Jade S? Allora, prima di tutto ci è piaciuto il design e le soluzioni stilistiche adottate. Davvero appaga la vista e anche il tatto per quanto riguarda dimensioni ed ergonomia e materiali utilizzati. Questo Acer, ottimo lavoro da parte dei designer. Inoltre ci è piaciuto anche il funzionamento generale di tutto questo smartphone. Non eccelle in nulla, ma fa bene praticamente tutto, quindi nessun problema nell'utilizzo quotidiano. E in ultimo ci è piaciuta anche l'ottima gestione dual SIM, oppure la possibilità di mettere una SIM singola o l'espansione di memoria, soluzione molto intelligente. Cosa invece non ci è piaciuto di questo Acer? Beh, il prezzo non è adeguato alla scheda tecnica di questo dispositivo, vi dirò tra poco quant'è. Inoltre non ci è piaciuta molto l'ottimizzazione energetica del processore, praticamente scalda e drena un po' troppa batteria. E in ultimo non ci è piaciuta la potenza dell'altoparlante posteriore, si rischia di perdere qualche notifica, il volume è generalmente basso, anche se di buona qualità la riproduzione musicale. Parliamo finalmente di prezzo, dunque 299 € di listino. Nonostante il buon funzionamento di questo smartphone, vista la pura scheda tecnica, fa 21.000 punti su AnTuTu, giù di lì, sono un pochettino eccessivi. Diciamo che già a 50 € in meno il rapporto qualità-prezzo salirebbe notevolmente. Perché è indicato dunque questo smartphone? Beh, per tutti quelli che desiderano un medio di gamma senza puntare al top, anche se come abbiamo visto funziona bene in praticamente tutti gli ambiti, ma soprattutto che si distingua dagli altri per quanto riguarda il lato estetico, davvero il valore aggiunto di questo smartphone. Per questa recensione quindi è tutto, io vi ringrazio per aver seguito questo video davvero tanto, vi invito a lasciare un like se la recensione vi è piaciuta, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, mi raccomando, andatevi a leggere la recensione completa relativa a questo smartphone, avete il link qua in descrizione perché i nostri articoli integrano sempre tutto ciò che per ragioni di tempo non può essere detto nel video. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio per tuttoandroid.net.